Buonasera a tutti quanti, io ringrazio ancora visto che ha organizzato il convegno, la prefettura che ci ospita, tutti quelli che sono venuti ad ascoltarci. Io faccio parte di questa associazione che è nata a Padova 11 anni fa, nel 2001. Siamo nati come comunità di cittadini quando a Padova c'è stata una grande recrudescenza di installazioni di antenne, nel senso che da 6 impianti la nostra città è passata a oltre 100 in pochissimi mesi, quindi stava nascendo la telefonia mobile per tutti e abbiamo cominciato un po' a preoccuparci perché queste antenne nascevano come funghi vicino alle case e soprattutto venivano montate all'alba, oppure il 15 di agosto, cioè date abbastanza improbabili. E pian pianino abbiamo messo insieme un certo numero di gruppi di cittadini di città, raccolto allora ricordo 10.000 firme per chiedere attenzione su questo problema e poi ci siamo incontrati con il professor Lenz e abbiamo pensato che il modo migliore per lavorare su questo argomento era quello di fare un'associazione, quindi di andare un po' oltre il comitato che spesso nasce e muore sotto l'antenna. Nasce contro l'antenna e spesso muore perché l'antenna non si riesce a togliere e quindi grazie alla competenza del professore abbiamo pensato che fosse utile invece fare un'associazione che potesse durare il tempo. Subito ci siamo resi conto che uno dei problemi più importanti era quello di fare informazione, e in particolare informazione diretta sì al pubblico generale ma in particolare verso i perché sono quelli che, come voi sapete, utilizzeranno queste tecnologie di più nella loro vita rispetto a noi e le utilizzano molto bene, lo sanno fare molto bene, ma in maniera molto intensa e spesso scorretta rispetto a quello che è l'uso che non danneggi il corpo. Quindi la vicinanza di queste fonti di inquinamento elettromagnetico è diventata intensissima per quanto riguarda i più giovani e i più piccoli. Con aumento di esposizione nel tempo della vita, esiste però un uso non corretto di queste tecnologie che è dovuto soprattutto alla mancanza di indicazioni anche sul funzionamento stesso di questi dispositivi e mancanza di informazioni su quello che succede al nostro corpo quando è investito da queste radiazioni, su quello che può succedere. Tra l'altro questo basso livello di conoscenza è un basso livello anche per quanto riguarda gli adulti in generale, le famiglie, e tutti noi adulti, nel senso che un po' frettolosamente compriamo un cellulare, ma molto spesso non leggiamo nemmeno il libretto di istruzioni. Quindi diciamo, noi abbiamo sempre pensato da un po' di anni della diffusione così forte, massiccia di questi dispositivi in tutto il mondo, stia inquinando il numero di persone che mai nessuna sostanza inquinante ha inquinato. Quindi, grosso modo, i nostri bambini sono delle cavie di un gigantesco esperimento che viene fatto in tutto il mondo. Non vado oltre a questo, però ci sono delle implicazioni importanti. Il professore mi accennava stamattina di quelli che sono gli usi di campi elettromagnetici a livello militare, con capacità di controllo attraverso alcune frequenze delle reazioni delle persone. Si potrebbero anche pensare a degli scenari più diffusi di controllo su tutti noi attraverso questi sistemi, ma ve lo butto lì così, poi magari uno su internet va a farsi un giro e scopre delle cose che sono abbastanza inquietanti. Perciò abbiamo pensato di realizzare un progetto informativo per la scuola e questo lo stiamo facendo da un po' di anni, dal 2004, in particolare lo facciamo a Padova, ma lo facciamo anche da dove siamo chiamati a farlo, in altri comuni, in altre province, alcuni ci chiamano da molti anni. È un progetto dedicato a ragazzi di età compresa tra i 9 e i 10 anni fino ai 18 anni, quindi un progetto che è graduato e mirato a seconda delle età, perché si parla con linguaggi diversi ovviamente ai ragazzi, e ha l'obiettivo di migliorare la qualità della vita, imparando ad assumere comportamenti finalizzati alla tutela della salute propria e quella degli altri rispetto dell'ambiente. Come? Attraverso la conoscenza critica e l'uso ottimale di queste tecnologie che sono i campi elettromagnetici e che sono sia all'interno delle nostre abitazioni sia ovviamente all'esterno. Quindi il lavoro che si fa
si fa sia sulle fondi di filamento indoor, sia su quelle invece che sono all'esterno e su quelle che usiamo direttamente vicino al corpo. E chiaramente la tensione rispetto a questo è molto forte per l'utilizzo che i ragazzi fanno del cellulare. Brevemente, di solito noi facciamo due seminari, sono due seminari di un paio di ore ciascuno. Il primo è un seminario nel quale diamo delle informazioni un po' più teoriche, cioè spieghiamo un po' di fisica ma in maniera molto molto blanda, attraverso dei piccoli esperimenti di laboratorio per far capire cosa sono le onde elettromagnetiche. Diamo un'idea di quelli che sono i meccanismi che le onde elettromagnetiche mettono a punto per far del male al nostro corpo e come mai il nostro corpo è così sensibile a queste onde in particolare, adotte ad alcune frequenze, e cerchiamo di spiegare anche qual è la normativa nel nostro paese, di dire se questa normativa è a nostro parere una normativa che difende la nostra salute oppure no, cercando di far sì che i ragazzi che sono dei piccoli oppure un po' più grandi, ma sono dei consumatori, possono avere gli strumenti per capire che c'è una consapevolezza a cui si deve arrivare di questo che è il diritto dovere della salute, no? Cioè il diritto di essere informati su questi dispositivi che possono fare male, e qui diciamo dobbiamo come consumatori, anche se siamo piccoli e giovani, sapere cosa compriamo. Quindi diciamo teoricamente che spieghiamo che vorremmo che ci fosse un'etichettatura sui cellulari, che ci fossero delle indicazioni molto più chiare di quelle che ci sono. Poi le vedremo perché sono dentro ai libretti, ai manualetti per l'utente, indicazioni su che tipo di strumento abbiamo nelle mani. Indicazioni che vedremo anche la legge aveva pensato dovessero esserci, ma che in realtà non sono mai state attuate. Ecco, questo per quanto riguarda, io faccio scorrere velocemente, voi vedete che poi il progetto può essere anche mirato in accordo con i docenti e con responsabili del progetto all'interno delle scuole attraverso esperienze di tipo diverso e ricerche o interviste o altre modalità. Utilizziamo anche delle misurazioni perché i ragazzi hanno bisogno di toccare con mano quello che succede, non puoi raccontare il telefono mentre attenzioni se non intervenire fisicamente che cosa succede. Quindi le misure, anche se estemporanee, ci consentono di far vedere cosa succede quando per esempio si allontana una fonte rispetto al corpo, all'orecchio. E questo fa apparire chiaro subito che il fatto solo di avere l'auricolare o di usare la voce fa sì che il numero di volte strumento che restano nel cellulare è inferiore, quindi è abbastanza convincente. Questo lo si fa anche per quanto riguarda gli elettrodomestici in generale, con le fonti che abbiamo a disposizione, usando il computer o il proiettore, con gli strumenti che possono essere portati in classe dai ragazzi stessi, il phone, piuttosto che altre fonti invece a bassa frequenza. Insomma, l'obiettivo è quello un po' di cambiare i comportamenti, quindi di contribuire a ridurre l'inquinamento elettromagnetico attraverso l'autotutela, regole di autotutela. È forse solo quello che possiamo fare, perché è molto difficile influire sulle fonti esterne, mentre è abbastanza facile imparare i comportamenti corretti se lo facciamo fin da piccoli e soprattutto se accanto abbiamo degli adulti che ce lo spiegano e che si comportano anche loro in maniera corretta. Vi faccio scorrere un po' di abitudini che abbiamo rilevato e che molte insomma le conoscerete da genitori oltre che da insegnanti, che sono state così scremate attraverso dei questionari che abbiamo proposto ai ragazzi durante alcuni anni scolastici passati. Quindi il telefono è sempre acceso, di giorno sta in tasca, di notte sta sul comodino, sul cuscino, ci si sveglia per controllare la lista di messaggi o mandarne. Siamo a una media nell'adolescente, ci possono essere dai 50 agli 80 messaggi di notte di alcuni ragazzi. Pensate che massacro per il sonno questo è. Ci sono ragazzi che si dedicano quasi esclusivamente all'utilizzo di cellulari e giochi elettronici, quindi passano tantissime ore, anche solo col telefono in mano. A pranzo, non riescono a rapportarsi in altro modo se non continuando a giocare.
come ben sapete, per entrare in contatto con gli altri, perché è un mezzo, un veicolo molto più semplice che parlarsi direttamente. Molto spesso giustificano l'incapacità di staccarsi dal dispositivo per motivi di sicurezza che sono però indotti dall'adulto, dal genitore in generale. Parecchi di questi ragazzi hanno dei disturbi quando stanno al telefono: mal di testa, vertigini, dolori al viso, all'orecchio, fastidio alla gamba. Molto spesso usano anche più telefonini, più SIM, linee dedicate agli amici, a un certo gruppo di amici, linee divise per gestore, quindi possono avere anche due o tre in tasca. Spesso una li riserva perché il primo può essere sequestrato durante un compito in classe, eccetera. L'atteggiamento degli adulti, qui gli insegnanti di pastore hanno, ma io mi lascio bastonare, nel senso che molto spesso l'adulto non fa rispettare, ma anzi li trasgredisce. Molti insegnanti tengono il cellulare acceso in classe, pur essendo una categoria molto reperibile, nonostante un vecchio divieto del 2007 imposto da una norma che era uscita per motivi disciplinari, in realtà non per motivi di difesa della salute. Diciamo che comunque così è difficile far rispettare il divieto un obbligo, no? Io sono sempre dell'idea che i ragazzi vivono di esempio, anche se poi fanno il contrario, ma se noi diamo l'esempio in un certo modo, poi tutto ci torna indietro. Molti genitori e molti, genitori assolutamente quasi tutti non sanno che i ragazzi a scuola tengono il cellulare acceso in tasca, in silenzioso, ed è uno strumento che continua a funzionare, cioè emette radiazioni periodicamente o in continuo, sempre il telefonino di ultima generazione, e quella radiazione sta a livello dei genitali se si tratta di maschi, anche di femmine, che anche i ragazzi lo tengono in tasca, ma quello che noi sappiamo adesso lo sappiamo soprattutto per quanto riguarda i maschi. L'altra osservazione che si può fare è quella che riguarda i più piccoli. Il cellulare viene dato ai bambini sempre più teneri in età, spesso le mamme lo mettono nella carrozzina vicino alla testa del bambino. In genere, diciamo, c'è questa induzione di paura che indica il cellulare come strumento indispensabile per sentirsi sicuri in strada, per sentirsi sicuri quando si è fuori da soli, per sapere dove sono i figli, anche se poi non è assolutamente vero, i miei figli grandi lo sa benissimo. E questo è uno dei lavori che hanno fatto i ragazzi, che hanno fatto degli stage da noi, ragazzi delle quarte superiori che hanno creato questo manifesto. Questo è il pieghevole, l'interno del pieghevole che tutti di voi avranno sicuramente visto, che è il nostro decalo, uno dei tanti decaloghi sull'uso corretto che è stato fatto. E non sto qui a ripetere cosa non bisogna fare, perché mi pare che sia stato detto abbastanza. Le immagini che vedete sono immagini che utilizziamo durante i seminari, che sono immagini, diciamo, che in qualche modo colpiscono un po' i ragazzi, in particolare poi chiedono anche delle spiegazioni, ma questa è un'immagine che avete visto prima, è una delle immagini che i ragazzi capiscono subito. Come penetrano le onde nel cervello a seconda dell'età è una cosa che proprio capiscono immediatamente. Dispositivi wifi, beh, anche qui diciamo che esiste un problema, io vorrei anche farvelo vedere, ma anche qui, la slide è qui. Voi sapete che a maggio dell'anno scorso è stato dato via a un progetto che si chiama ancora forse Scuole in Wifi, quindi il Ministero della Pubblica Amministrazione, allora c'era Brunetta, ha distribuito questi kit wifi, il progetto ha aderito a migliaia di scuole e è sintomatico il fatto che il 9 maggio questo progetto è partito ad aprile e il Comitato Nazionale Russo per la Protezione delle Lezioni Non Ionizzanti ha emanato una risoluzione proprio sulla pericolosità di queste frequenze per i più giovani, con grandi raccomandazioni nella cautela dell'utilizzo. Il 27 maggio, cioè subito dopo, il Consiglio d'Europa ha approvato la risoluzione 1815 di cui parlava il professor Grubini all'inizio, dove si dice che in particolare i bambini e adolescenti sono da tutelare al massimo, e quindi c'è questa frase per i bambini in generale, in particolare nelle scuole e nelle classi, si invita a dare la preferenza a connessioni internet cablate.
internet, oltre che accessibilmente l'uso dei cellulari. Il 31 maggio poi le frequenze sono state inserite, come avete sentito, tra i possibili cancerogeni per l'uomo. Quindi diciamo è emblematico che invece questa campagna vada avanti, in ogni scuola dove si va si trova una connessione internet senza fili che spesso rimane accesa sempre. Quindi diciamo che il problema non è non avere internet, ma è cercare di mantenere il cavo laddove è possibile. Questo nelle grandi città si può fare benissimo, nei centri invece periferici o in montagna è più difficile perché magari la tessera con il cavo non arriva, allora lì i problemi sono altri. Ma dove c'è una connessione parlata e anche rispetto all'utilizzo che viene fatto dai ragazzi dei computer nelle classi, cioè il numero di ore che i ragazzi a scuola utilizzano il computer, si può benissimo utilizzare la connessione parlata nelle aule computer o in luoghi idonei. E questo ci aiuta a rispettare i principi di precauzione. Per quanto riguarda il problema che dicevo prima, cioè cellulare in tasca e computer utilizzato sulle gambe per molte ore, questo è un manifesto che è stato fatto in Inghilterra, che è stato riproposto negli Stati Uniti e che a mia immagine è abbastanza utile per far capire che bisogna starci attenti perché il problema è quello di mettere in gioco la possibilità di procreare il futuro. Di questo è stato parlato anche prima, quindi insomma vi dico soltanto che su questo i ragazzi sono sensibili, perché chiaramente i maschi giovani capiscono subito che è un problema serio, quindi sono quelle piccole leve che possono aiutare a modificare i comportamenti. Vi farei adesso vedere qualcosa per quanto riguarda la nostra normativa. Prima vi avete fatto vedere però questo. Dicevamo prima che nei libricini, nei manuali per l'utente dei cellulari, si inizia a scrivere alcune raccomandazioni piuttosto importanti che sono molto simili al decalogo che voi avete ricevuto nel pieghevole. Nel 2010 c'è stata richiesta a giornalisti sulla rivista Time, che è stata ripresa da questo giornale in rete televisiva, e si è scatenato quello di dibattito. Tra l'altro proprio da questo punto è partito il caso Spagnano per fare poi il suo libro, queste interviste che abbiamo visto negli Stati Uniti. In particolare i modelli erano quelli che proprio ambiti, cioè il BlackBerry, l'iPhone, e qui c'è uno di questi manuali. Io mi ho ingrandito esattamente le parti che ho sottolineato, quindi si danno queste indicazioni di usare il dispositivo nelle aree dove c'è un segnale forte, quindi dove c'è massima copertura, di utilizzare l'indicatore della copertura in modo da vedere se c'è pieno campo, di non utilizzare comunque stare attenti a zone dove il segnale è ridotto, come i parcheggi o i viaggi in auto, quando il dispositivo è in movimento con noi, perché in quelle situazioni, diciamo, all'interno dei mezzi meccanici il segnale tende a permanere, e oltretutto quando si viaggia il sistema aggancia e sgancia il nostro telefonino continuamente, quindi in quei momenti ci sono dei picchi di tensioni, perciò è un utilizzo scorretto, sbagliato, e se voi ci pensate, i ragazzi tornano a casa in auto in questa scuola e sono tutti con i cellulari in mano, tutti. C'è scritto poi di utilizzare la funzione di una voce e tenerlo ad almeno 2 cm e mezzo dal corpo, compreso l'addome per le donne incinte e l'addome inferiore per gli adolescenti, quando il dispositivo è in onda, quindi è come se l'avete, anche se non si chiama ovviamente, e di ridurre il numero di ore trascorse in conversazioni telefoniche. Perciò diciamo che dal 2010 le case produttrici si stanno proteggendo le spalle sostanzialmente. Stanno preparandosi alle cause che verranno nei prossimi anni, quella di Brescia è una delle prime, ma ne verranno sicuramente le altre, forse le classiche più avanti, comunque insomma si sta un po' guardando a quello che succederà in Cassazione per causa di Brescia, si sta un po' guardando a tutto il mondo. Il lavoro che noi facciamo è un lavoro informativo che ha tantissime pezze d'appoggio. È stato detto che dall'anno scorso ci sono questi documenti ulteriori.
In altri paesi sono stati scritti appelli già tantissimi anni fa. Io ve ne faccio scorrere solo alcuni perché il materiale è tantissimo. Insomma, questo è uno dei primi che è uscito, l'appello di Friburgo nel 2002. E questi sono dei medici di base che cominciano a fare delle osservazioni su quello che succede intorno a loro rispetto ad alterazioni fisiche, alle difficoltà di apprendimento e di concentrazione, per esempio, nei bambini. Che insegnanti sa benissimo che condizioni sono i bambini, i ragazzi a scuola al mattino, quando ci sono le ore migliori per l'apprendimento, no? I ragazzi si capisce che hanno dormito male, poi magari non mangiano, poi magari guardano la TV, ma sicuramente stanno al computer fino a tardi, sicuramente si scaricano film sul computer portatile vicino al comodino, perché tantissimi fanno così, sicuramente hanno un cellulare acceso la sera, speso sul cuscino. E quindi, insomma, sulla base di queste osservazioni hanno fatto i primi appelli proprio di medici dell'ambiente su questo problema. Non sto a leggere di tutto, ovviamente. L'Ordine dei Medici di Vienna poi subito dopo ha fatto questo decalogo, che è uno dei primi in assoluto che sono usciti, che è un po', forse è stato un po' rinnovato poi dopo, ma insomma contiene quelle regole di cui abbiamo parlato. E di questa cosa non abbiamo parlato mai oggi e forse invece va detto. Noi siamo tutti diversi uno dall'altro. Ci sono delle persone che sono più sensibili ai campi elettromagnetici. L'elettrosensibilità è una vera e propria malattia che è riconosciuta in molti paesi, per esempio in Svezia, gli elettrosensibili certificati viene riconosciuta anche l'invalidità se sono gravi e viene dato anche un contributo di scrematura per le abitazioni, per esempio, no? Si sta lavorando su vagoni di treni del metropolitane dove non ci sia segnale wireless, dove non possa essere usato il cellulare, perché queste persone hanno difficoltà a muoversi e a viaggiare. Quando io ho cominciato a occuparmi un po' di questo problema, veramente non ci credevo. È stato poi negli anni che avvicinando queste persone, meglio, queste persone si sono avvicinate alla situazione e ho capito che il momento sensibile che ha una persona si fa una vita disperata. Ci sono persone che si rifugiano sui vulcani. In Francia c'è un rifugio per le sensibili, persone che hanno difficoltà anche ad aprire il frigorifero o utilizzare un'auto che ha strumentazione elettronica, stanno male. E questo tipo di disturbi è un tipo di disturbi che è in grande aumento ovunque. E quindi, diciamo, si pensa che nei prossimi anni una bella fetta di popolazione possa diventare anche sensibile. Voi sapete che questo è chiaro che avviene man mano che questo utilizzo diventa sempre più massiccio e sempre più intenso. Ecco, l'ultima cosa che vi voglio far vedere sono le basi un po' della normativa italiana. Insomma, documenti ce ne sono tanti, ma dopo diventa troppo lungo il brodo e non è il caso. Vi faccio solo vedere che comunque nel nostro paese alcune norme avevano un po' toccato il problema. Questa è vecchissima, sconosciuta a tutti, è una norma del 95. Nel 95 c'erano dei telefonini con la penna estraibile piuttosto massicci. Si parla di una distanza di 20 cm dall'antenna. Penso che quasi nessuno l'abbia mai vista. Nel 2001, quando è uscita la legge quadro di cui si è parlato, c'è un articolo, il 10, sull'educazione ambientale. Quindi voi leggete qui che già allora, nel 2001, si era progettato di fare di concerto con i vari ministeri, sanità, università, ricerca scientifica, pubblica istruzione, di svolgere delle campagne informative di educazione ambientale. E già allora avevano autorizzato 2.000 milioni di lire annui a decorrere dall'anno di fine, scritto sulla legge. Campagne informative nelle scuole veramente non sono state fatte. C'è poi un altro articolo che è interessante perché per le apparecchiature di uso domestico individuale e lavorativo, quindi tutto, la legge stabilisce una serie di informazioni che devono essere date nelle istruzioni per l'uso di prodotti a tutela dei consumatori e parlano di livelli di esposizione dei dispositivi, di distanze consigliate per ridurre l'esposizione al campo elettrico magnetico e varie norme di sicurezza. Anche qui, diciamo, alcune cose ci sono, però spesso sono poco in evidenza e quando si comprano di queste cose, bisogna essere scritto in maniera molto grande, no? E in
anni fa, e inoltre nel 2007 c'è questa linea di indirizzo, che non so se sia ricaduta poi o meno, sul divieto dell'utilizzo dei cellulari durante le attività didattiche a scuola. E fermo su questo, stamattina abbiamo parlato poco, adesso forse è il caso di insistere ancora di più su questa cosa. L'anno scorso, quando poi ci sono state tutta quella serie di uscite, di raccomandazioni, eccetera, poco prima della risoluzione del Consiglio d'Europa, il giornalista di cui parlava prima il professore Fabiano ha fatto una inchiesta online che c'è ancora sul sito di Repubblica e ha intervistato la dottoressa Lagoi dell'Istituto Superiore. E queste sono le frasi virgolettate di quell'intervista. Se qualcuno è preoccupato per usare l'auricolare, lo faccia, ma non sarò io a consigliarvelo perché con i dati attuali non ne vedo la necessità. 2011. E ancora, come mamma mi dà sicurezza sapere che mio figlio è rintracciabile. Escono questi documenti e in particolare in quelle comunicate stampa che avete visto prima c'è scritto questo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, IARC, ha classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza come possibili cancerogeni sulla base dell'incremento dei filoni, un tipo di tumore maligno al cervello associato all'utilizzo dei telefoni mobili. Non ho neanche capito giusto, perché in realtà ci sono wireless studios, quindi comprendono tutto, anche i cordless in questo. A maggio esce un articolo su Venerdì di Repubblica, esce quell'inchiesta online fatta dall'intervista di aprile, a giugno esce anche lo studio citato prima, a novembre Report fa la puntata Lunga Lunga, Sabrina Giannini fa tutta una serie di interviste. A Sabrina Giannini la Lagoio conferma il comunicato uscito dopo i risultati di Interfome, dice né per glioma né per meningioma si sono osservati incrementi di rischio in relazione alla durata dell'uso dei cellulari, neppure tra gli utilizzatori a lungo termine, 10 più anni, e voi sapete perché l'avete sentito poco fa. È così, non c'è nessun rischio tra gli utilizzatori di 10 anni e più. Un'associazione statistica è una cosa, un rapporto di causa effetto un'altra. I risultati di uno studio epidemiologico possono essere veri, come possono essere artefatti. Possono essere risultati di artefatti. Questa è ancora l'opinione durante l'intervista fatta per la console. È che sono stufo a me il computer. Interferenza su spalle no, telefonica. Sì, non guardo più.
che non può essere riempito solo da qualche associazione che lavora, ma che è un problema di tutti, perché voi, se siete insegnanti, avete a che fare con dei ragazzi e come adulti tutti quanti abbiamo il dovere di prevenire i danni per i minori, no? Mentre invece diciamo non siamo aiutati in niente dalle autorità sanitarie in questo momento perché non ci stanno dicendo nulla. Intanto eventualmente lo leggeremo se sarà il caso dopo, oppure insomma lo trovate anche nel nostro sito eventualmente, o facilmente nel sito del Consiglio Superiore di Sanità. Queste situazioni purtroppo si stanno ripetendo, perché così è stato il dramma della mia. E queste situazioni stanno ripetendo, cioè è sempre la stessa storia, no? È la storia di tutti gli inquinanti ambientali, del disinteresse nei confronti della salute e del fatto che il business rende moltissimo e quindi non c'è interesse a bloccare questo. Le connivenze sono tantissime, i finanziamenti che vengono dati agli studi, avete visto, sono molto consistenti, fare ricerca costa e chiaramente si prendono tutti i soldi che è possibile prendere, però il risultato è questo qui.